Quando parliamo di romantica parliamo di colori, perché ci sono i fiori, ma soprattutto ci sono le grandi lavorazioni di tutti gli angoli più belli del paese. Poi ci sono i sapori, perché tutte le associazioni preparano i piatti tipici di Bugnara, i suoi dolci, le pizzelle e quant'altro, quindi cose speciali che potete assaggiare lì a Bugnara. E poi la musica che accompagna l'evento della giornata del 10 di agosto per tutta la serata e per tutta la nottata fino alle 6 del mattino dell'11, quindi una bella occasione anche per i giovani. Siamo arrivati alla 18ª edizione, è un traguardo importante, noi ci prefiggiamo anche di specializzarla questa giornata, questa nostra attività, con un riconoscimento giuridico che è quello del fiorista professionista. Romantica arriva al 18° anno di età, quindi è maggiorenne come evento, e noi vogliamo fare un passo in avanti, vogliamo fare come altre regioni d'Italia, la Lombardia, vogliamo inserire nel catalogo delle figure professionali da formare la figura quella florista, perché in qualche modo vogliamo rendere sì l'evento culturale, ma lo vogliamo strutturare affinché si dia valore al nostro territorio, al nostro Abruzzo. Vogliamo dei bravi artigiani che abbiano delle competenze, quindi un binomio che nasce dalla cultura, che può diventare anche una professionalità e una professione nel futuro.